l'anticalcio, a tuo avviso saranno dei strascichi, naturalmente saranno gli strati del giudice sportivo. Quanto è grande l'amarezza, al di là della sentenza del giudice sportivo, ricevere uno schiaffo in casa propria è un gesto vile e davvero deve essere condannato in ogni forma. A tuo avviso oggi il calcio perde parecchio? Ma come ti ho detto, perde parecchio il calcio e perde parecchio la società Giuliano Calcio, sia come nome e sia come società, perché onestamente non può essere penalizzato delle persone che mettono soldi dalla tasca per fare sì che torni in calcio a Giuliano e poi per 4-5 cretini, cioè una città e una società deve essere penalizzata. Perché secondo me ci saranno strascichi molto molto negativi. Grazie Ivan, sempre il saluto di tutta la tua caserta. Roma Nalib, che è successo invece? Vediamo tutto insanguinato. Niente, secondo me è stata una cosa inutile, perché dopo il primo tempo 0-0, cioè, i tifosi sono scavalcati la barriera, diciamo, sono venuti a picchiare tutta la squadra. Poi giustamente nessuno si deve difendere. Insomma, scusami, ti puoi girare un attimo? Questo è successo oggi. No, le sedi, non lo so da dove sono uscite le sedi, il resto delle cose, ma quindi, secondo me è un anticaccio. La nostra vicinanza a nome della voce del Mercurio di Radio Caserta Nuova, ti siamo vicini e dobbiamo condannare ogni forma di calcio. Speriamo di ritrovarci a commentare una vittoria del Bulla, del Giuliano. Viva sempre lo sport e non la violenza. Grazie Roman.